Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Finalmente ci siamo, Calle. Il tempo ci assiste. Giornata spettacolare, ragazzi. Guardate. Se Dio vuole non c'è neanche una nuvola. Abbiamo già, ricordiamo che ne abbiamo già dovuti annullare a due causa meteo, quindi oggi penso faremo la destinazione più bella che c'è in tutta la Valle Camonica, se non una delle più belle, perché c'è molto altro da offrire. Esattamente. Posso dire al mio amico Calle. Saliremo al rifugio Bozzi partendo dalla Tana dell'Orso. Giungeremo a Casa di Viso e faremo, partendo da Tana d'Orso, Casa di Viso, Sentiero dei Camosci. Casa di Viso, Bozzi e Sentiero dei Camosci in italiano e dei Camù in dialetto. Camus, bravissimo. Spettacolo con una vista pazzesca. Quando scollineremo vedrete, vedi la Piana di Neve, Cima dell'Adamello, Presanella, bellissimo ragazzi. È uno dei luoghi più fantastici, credo, per fare un bel tour in bici con una vista mozzafiato. Assolutamente. Se andiamo a salutare gli altri ragazzi e vediamo anche le girls. Abbiamo anche le girls oggi. Ragazze, salutate, fate un buongiorno in camera. Buongiorno. Dai, non fate le timide. Andi. Avio Cesare. Avio Cesare, grandi. Non scappare, Michel. Un saluto in camera. Andi, Michel. Saluto in camera. Bella lì, è bike delle cave, ragazzi. Andiamo a salutare i ragazzi delle cave e tutti gli altri. Eccoli qua. Gli bike delle cave boys. Presenti. Eric. Rullo di tamburi. Nostro Vlad. Bella lì, Vlad. Carico? Sì. Te lo ricordi, Bozzi? Certo. Vuoi dire qualcosa riguardo al tour? Consigliato. Un pensiero? Il tour più bello che mai fatto. L'abbiamo appena detto che è il tour più bello. Sei pronto per la discesa? L'anno scorso ti ho trovato un po' in difficoltà, quest'anno ti voglio vedere in forma. Dai, c'è anche la Sacca, cazzo, in cima. I nostri ragazzi di Montisola. La Montisola bene. Montisola bene, chiaro, esatto. Siete pronti? Prontissimi. Vedo in forma. Quando organizza Geno non si buona. Può essere. Beh, chiaro. Queste sviolinate. I Lambertenghi e i ragazzi quella è a bordo della loro Super Mondrecker Level e metteranno a dura prova le escursioni della loro Level. Ci vediamo presto, ormai presto. Ragazzi, è un giovane ragazzo di 40 anni che si crede un ventenne praticamente. Fresco come una rosa. Alzami però l'occhiale, fammi vedere l'occhio. Mamma mia, sono ancora iniettati di sangue. Sono 3 ore in cornice. Vivi, gliene è andato a far bene. Il Zan, del bacio in camera, tocca a Vittorio. A chi? A fine tour. Il nostro Camuni, Ande Camuni, Maurizio. Questo ragazzo è un animale, oggi andrà su spento, giusto? Esatto. No, fa la media di 3000 metri di livello a tour. Grande. Escape drink e tour. Un saluto in camera. Ciao. Grandi ragazzi. Fate che gruppone. Vlad, carica la bici, dai. Pronti? Arrivati, Tana dell'Orso. Pronti a partire, ragazzi. Siete tutti pronti, ragazzi? Pronti alla pedalata della morte. 3000 metri di dislivello. Girls? Sono 3000. Siete pronte? Sì, passa. Si parte, ragazzi. Il gruppone è già partito. Eccoli qua, ragazzi, che combricola. Siamo in 21 oggi. Guardate che bravi ragazzi, tutti in fila indiana che abbiamo. Vai, Ross. Guarda che gruppo perfetto. Gruppo e bikers comuni, cavolo. Come sono composti, date uno alla volta. E Ross? Cosa ne pensi della tua nuova level qua? Tanta roba. Ha paura? Dobbiamo fare un video recensivo appena riusciamo, perché è mostro, ragazzi. Ha già anche preso la sua prima lecca. Battezzata. Guardate la curva da qua. Tornante, salendo vai a tonale. Mentre di qua andiamo destinazione Casa di Viso. Ciao Abo. Ciao. Per bambine. Comincia a aprirsi il panorama, guardate che spettacolo. La strada dello scorso anno era quella, sopra quelle cascine là spettacolari. Quest'anno abbiamo optato per la tradizionale. Che vista magnifica, ragazzi, immersi nella natura, il villaggino. L'anno scorso siamo scesi da lì,
la ciurmaglia. Ci buttiamo sul drone, ragazzi, fino a qua, salita. Salita? No. Vlad, turbo? No, no. Salita. Come cazzo fai? Avere 20% di batteria. Quasi quasi un tuffetto. Momenti, momenti d'amore anche al Bozzi, verso il Bozzi, ragazzi. Promessi sposi, dai. Aia. No, no, no. Questa non è una promessa d'amore, allora. Siamo in io la rivaluterei. La rivaluterei. Ma che fai? Fate esagerare i coniugi, mica. Nei meandri della montagna, il nostro Abo pedalando dolcemente. Potrebbe essere l'intro di un film, questo Abo. Tipo Heidi, versione 2022. Te sei Peter, no? Peter si chiamava quello che andava su a tirargli le storie. Il nostro povero Mini, che se la deve fare tutta in eco barra spento per portare le nostre robe nello zaino, tra cui la mia batteria eventuale di scorta, poverino. Pensate che grazie, uomo. Grazie Mini, un po' riunito sotto le piante, la stradina che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi, zig zag, serpentina, mi puntava un po' le... quello sentiero single track che faremo dopo. Dove? Quello là in alto, tanta roba, lo vedi quello lì che taglia nel bosco, le rocce impervie. Qui alla fine il sentiero che taglia ti porta dagli aghi del cavallo, Gerù è quello là. Sì, sì. Beh, devo dire che Shimano un po' deludente, perché con la 500 arrivavo tranquillo col boss. Shimano spinge di meno, ciuccia di più. Per questo punto di vista, bocciato. Calle, anche lui con la Rocky, puoi dire lo stesso. 6,75. Esatto, 6,75 batterie, non 500, era stato a secco uguale a me. A 100 metri dal Bozzi, cazzo. C'è da dire che la batteria, l'ultimo 20% è andata su occhio, quindi lì che è andata anche la batteria. Dopo scenderemo da là e adesso andiamo a mangiare. Fu così che in lontananza videro il Bozzi avvicinarsi sempre più. Assieme al pranzo, abbiamo un certo languorino, ragazzi. Meritato, dai. Meritato, sì, dai, a metà. Guarda, noi abbiamo dato quello che potevamo a livello di gambe. So che è vergognoso perché alcuni passano sul muscolare, ma è così. Arrivati al Bozzi, riarrivati per il terzo anno consecutivo, ragazzi. Guardate che spettacolo. Quella! Eccolo! Arrivati al Bozzi finalmente, ragazzi. Michel? È stata dura. No, oh, dai. Arrivati finalmente. Grande Mini. Il nostro mio portabatterie, Eric. Ciao. C'hai ancora 50 di batteria, sicuro. Uno come te. Tre tacche. Puttana, che animale. Che animale, ragazzi. Tutto a posto? Sì, e poi lì c'è un gioco. Tutto a posto, ragazzi? Bene, bene. C'è l'aria di uno che non ha fatto fatica. Scappa da ridere a lui. Gommo in 43 da batteria. Ok, Digel. Gommo. Gian? Io bene, dai. Io perché... Galle? Scarico ma felice. Number tank, boys, ragazzi. Com'è stata la salita? Semplice. Salita. Con 800 metri, 800 wattori di batteria. Tranquillo. Sarà più bella la discesa, però. Speriamo. Deve mettere, a dura prova la lever, ragazzi. The Hollins. Mauri, com'è stata fino a qua? Bene,
per te è un gioco. 95%. 95% di batteria, cazzo. Lui ha la carica, io sono al 100%, quello che arriva con di più. Perché l'ho cambiata però. Amico Avo, tutto a posto. C'è ancora signore, i posti. Signore e signori, vi presento Turboman. Turboman. Questo ragazzo, se cercate un uomo da cui affidare le vostre finanze, no, lasciate perdere. Datemele a me, ve li investo io. Ve li investo, me con la macchina però. Mi investo. stavi dicendo? Guardate che bello che è sempre un boss, che spettacolo. Avo per me vuol salire su quelle creste, fare il trail della morte, il passo di contrabbandiera. Emozionante. Lard, com'è stata la salita a Bozzi 2022? Bella. Cosa bella c'hai? È fatta tutta in eco? Non mentire. No, ho fatto tour, raccontato in TV, anche Turbo. Anche Turbo, grande. Così mi piace. Grande, Vlad. Trincea del Bozzi. I resti della guerra, purtroppo. Anche questo fa parte della storia della Valle Camonica. Pranzetto time. Di là dietro. Onda viene fatta due giorni tra. Abbiamo rubato la GoPro a Genu. La GoPro a Genu. E adesso lo filmeremo. Scusa, allora spiegami com'è andata questa. La girata di oggi è epica, soprattutto a livello di batteria, devo dire che giusto, ci siamo divertiti. È arrivato ancora col 98. 98% non avrei mai detto, ragazzi, ma con due batterie. No, io però figo. Precisiamo, ci sono quelli che vengono su con una batteria. Ne vado. Ragazzi, buon appetito, ragazzi. I pranzetti leggeri, ah. Quelli belli per i ritorni in single track, per buttare indietro, eh. Stai caricando, guardare l'orologio che è arrivata la pappa. No, sto aspettando. La nostra Mari, com'è il Bozzi? Location? Bello, voto? Voto 10. Ritorna, ragazzi.
mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto e adesso si rientra, ragazzi. Panorama top qua, però non riesci a guardare, guarda, credo. Hai ragione. Compressioni, come ha detto Steve. Brava. Brava. Bellissimo, quel sentiero qua è strabello. Bravi ragazzi. A livello di panorama credo che sia uno dei sentieri più belli della Valle Camonica, paragonati se mettiamo una media tra difficoltà e panorama. Case di viso viste dall'alto. C'è traffico sui sentieri. Pausa cambio batterie GoPro. Guardate ragazzi che sentierini. Pazzesco, figa. Dov'è che si pedala con lo sfondo del pian di neve, ragazzi? Mamma mia. Adamello e pian di neve. Guardate che panoramino, ragazzi, su ponte. Il nostro Calle che sta facendo l'eroe pedalando senza batteria. Ormai morendo, finita. Senza batteria. Ci vuole l'extender, Calle. Permetta. Abbandonata. Adavo. Tira fatta, andiamo a recuperare i ragazzi con lo sfondo del pian di neve. Bella lì. Taglio meno incazzato. I termini naturali che ci piacciono a noi. Il meccanone. Con la nostra Miriam davanti che ci guida, sarà il soggetto principale dei video GoPro in ritorno. Certo, pensa. Passaggini in mezzo alle piante. Ultima salita, le girls che spingono e bestemmiano. Ah sì, provarsi. Foratura, gonfiaggio. E siamo ok, ragazzi. Grandi, bella lì. Bella. Bella lì. Sani e salvi. La ciurmaglia riunita. Un poco di bike park. Non pulitissimo, ragazzi. Ma... dai ragazzi, mostratevi cosa avete imparato da Steve.
Ma ti ammazzi, figa, se sbaglia. No, ma è... No, ma lo sanno sistemare. Occhio! Aia! Te l'hai spaccato in due, ragazzi. Ammazza! Ammazza! Mi sei impiantata dentro proprio... Che brutta cosa. Piedi pari, Graziano. Che sennò ti fai male così, eh. Piedi pari, guarda. Fai come faccio io, piedi pari. Mi faccio Vlad! No! La boassa! In pieno! Brava, brava, brava! No, no, a sinistra! Ah, ma passi anche di lì, molla! Ho preso di qua io! Ero di là la strada! No, a sinistra dovevate qua la strada! Ma una salita in piedi, la discesa! La salita in piedi, cos'è una salita in piedi? Bravo Mauri, bravissima, occhio lascialo andare, brava. Ma avrei fatto anche quell'altro. Brava Mari. Perché sei di sono fermata. Dai che ce la fai. Brava. Brava Miriam. Spostati anche per te, metterò. Quella. Sento Vlad, eh. Dica se è sporco. Ciao capo, grazie di tutto. Grazie a voi. Piacere. Grazie di tutto. Un piacere, grazie. Mi spiace per la bici, anche se si sistema. Alla prossima. Bella Vlad, sei divertito? Sì. È stato a Freccia stavolta, in confronto all'altra volta. Sì. Grande. Uno dei tour più belli, eh. Consigliati i ragazzi che guardano il video. Certo, consigliato. Un giro epico, se volete compagnia chiamate il Vlad che vi porta, ormai è una guida ufficiale Biker Scamuni. Ragazzi, giro epico come sempre. Grandi, bacino. Sono morto. Proviamo perché se non si vede più niente. Sono morto. Come sei morto? Ancora vivo, guarda. Mini? Oggi bene, dai. Grande Mini. Ci sta. Ti sei divertito a portare la mia batteria, non sai? Sì, sei caduto anche in salita, coglione! Sì, grande, sì, l'unico in Italia. Il nostro mini pro. Calle. Sì, è bello rosso anche a Calle, KO. Dopo aver spinto la bici per più di tre quarti. Però dai, serve anche a questo. Lì è bike delle cave, grandi ragazzi. Divertiti? Bello. Sarà un bel giro, eh. Bel giro, sì. Bel giro, bel post, bella set. Il prossimo tour, c'è la ronda. Si vedrà col mini. Il mini figa. No, ci siamo andati in battaglia. Il backpack è sporchissimo. Sì, ma no, è bellissimo. Ma adesso quando pezzo è piaciuto. Ah, bello, però è sporchissimo. Sì, un altro. Mauri, ti è divertito? Sì. Bello. Bello. Ancora la batteria sufficiente per fare un altro giro. Mazza ragazzi. Adesso non si vede la GoPro, ma 40, ma in realtà
l'ha abbassata per non far sfigurare, in realtà sarebbero ancora i 90 effettivi. Grande Mauri. Per informazioni e nozioni su come mantenere la batteria, contattatelo. Detto, fai così. Fatevi la gamba. Mettiamo zio Camo qua. Seguitelo qua. Poi puscimo. Tagli la batteria. Mi raccomando, ragazzi, seguite anche i bike delle cave. Guardate. Wow. Andre, direttamente da Montisola. Divertiti. Tanta roba. Bel giro. Da fare, sarebbe da fare almeno una volta al mese. Quindi praticamente devi partecipare a tutti i tour. Non puoi più mancare, adesso che hai detto così, sei in video, quindi. Andre, sei divertito? Ah, grande proprio. Giro consigliato allora, vero? Consigliatissimo. Bisogna seguire gli bike a Scamuni allora. Seguiamoli sempre. Ecco, oh, grande. Buon Graziano, i suoi problemi di bici dopo. Graziano, saluta. Ciao. Saluta in camera, grande Graziano. Ciao. Numero uno. Perfetto, grazie. Grande Harry, grazie di tutto. Numero uno, come sempre. Sempre, sempre un piacere girare con il nostro amico Harry. Numero uno. Adesso lo aspettiamo a sé alla ronda, però. Non puoi mancare. Vediamo, dai. Vediamo, cerchiamo. Ci siamo noi di dire la fidanzata. Grande Anto, grazie di tutto. Altrettanto. Ogni volta, sempre meglio. Quella, da quando indossa questa maglia, sta prendendo gusto. Una piega biker non di poco, grande. No, mi sono proprio divertito. Sta diventando un endurista, vero, come suo marito. Grande capo. Ragazzi, enduro vero, cazzo. Alla prossima. Nonno, le mappe. No, che nonno può, bisogna imparare da te. Bella ragazzi, anche questa girata finisce qui. Il primo tour è andato benissimo. Un fantastico, una ventina di persone. Ci sono stati un po' di inconvenienti, qualche caduta, che vabbè, fa parte del gioco. Un telaio spezzato. Il nostro amico Michael. Ma pensate del tour? Bello, giusto? 10 su 10. Buona, grandi. Seguiteci sui social, tutti i nostri social, iscrivetevi al nostro canale. E tu, partecipate agli altri tour, anche giusto? Partecipate anche al nostro tour. Dove? Non volete iscrivervi alla nostra associazione Escaping Food a Plemo e a Riveroglio ad Arco. Bella lì, ragazzi. Grandi. Ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i nostri social come hanno detto loro e venite a trovarci. Soprattutto, bike Scamuni tutta la vita. Bravo.